Presso il Comando Provinciale di Cosenza è stato presentato il progetto definitivo del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castrovillari. La struttura che sorgerà di fianco al nuovo Tribunale di Castrovillari sarà realizzata parte in muratura e parte in legno e sarà rispettosa delle nuove direttive europee che entreranno in vigore dal 2030 in materia di sostenibilità ambientale ed energetica. Che sarà un fiore all'occhiello proprio per le caserme dei Vigili del Fuoco, una presentazione fatta proprio dal comandante Rizzo, la presenza del prefetto Vittoria Ciaramella, un'occasione anche per salutare il comando dei Vigili del Fuoco e complimentarmi per l'ottimo lavoro che fanno sul territorio proprio per salvaguardare quella che è l'incolumità dei tanti cittadini che si trovano sul territorio della provincia di Cosenza. Spesa prevista 4 milioni di euro, consegna entro 10 mesi successivi alla gara d'appalto che dovrà gestire il provveditorato alle opere pubbliche. Che è rispondente completamente agli standard di sicurezza ambientali ed energetici, oltre che ovviamente alle nostre esigenze operative. Nel corso dell'incontro presenti tra gli altri il prefetto di Cosenza, la dottoressa Ciaramella e il sindaco di Castrovillari Domenico Lopolito e i progettisti, sono state illustrate le esigenze del corpo dei Vigili del Fuoco, che deve essere sempre al passo con i tempi e soprattutto con le nuove tecnologie. Queste sono altre delle esigenze che abbiamo rappresentato e che vogliamo con questo nuovo progetto anche risolvere, perché noi continuamente abbiamo a che fare con attività addestrativa e di continuo studio sulle nuove tecniche di intervento, tenuto conto che gli scenari di rischio sono aumentati con l'avanzamento del grado di tecnologico, diciamo, che abbiamo oggi, per cui per esempio anche sugli incendi di autovetture elettriche c'è bisogno di un continuo aggiornamento e un continuo, diciamo, prove delle tecniche di intervento. E per quanto riguarda gli incendi boschivi? In questi ultimi anni è perfezionato ancora di più il nostro impegno sul territorio. Abbiamo realizzato un nuovo presidio rurale proprio specifico per questo tipo di attività ad Acri, che è notoriamente una zona molto esposta a questo tipo di rischi, e comunque garantiamo con grossi sforzi almeno 4 squadre in più oltre a quelle normalmente operative, disparse per il territorio, normalmente Tirreno, Ionio e parte centrale della provincia.